dopo 75 anni, dicevo, abbiamo qualcosa della prigionia di papà, nel bene e nel male, ma era così, era storia. Storia personale che diventa storia di un'intera generazione, quella di Giuseppe Bresolin, storia restituita ai figli proprio nella giornata della memoria. A loro l'INPS di Montebelluna, dopo la scoperta negli archivi, ha consegnato la copia del foglio matricolare dell'esercito che racconta della cattura e della deportazione del soldato Bresolin in un campo di internamento in Slesia, frammenti che lui stesso preferiva non raccontare. Non ci ha mai raccontato, abbiamo sempre voluto a insistere. Collegato da Roma, il presidente dell'INPS Pasquale Tridico si è soffermato sul ruolo giocato dall'archivio dell'INPS come luogo della memoria. Un patrimonio enorme per la Repubblica, un patrimonio che noi custodiamo sia telematicamente sia in cartaceo nei nostri archivi e che custoderemo sempre anche per gli anni a venire. Ma quella di Bresolin è una vicenda che tocca più tasti della storia. Da militare ho provato una grande emozione, perché ripercorrere la vicenda storica di un militare dell'esercito è sempre molto toccante dal punto di vista emotivo, soprattutto delle vicende che risalgono ai fatti tragici della Seconda Guerra Mondiale. La guerra di ieri e la guerra di oggi, a fare un parallelismo è il sindaco Severin. Oggi siamo in guerra contro un nemico invisibile, però appunto la resistenza c'è anche a questo. Non a caso stiamo portando avanti il discorso, come vedete, delle mascherine come soluzione, diciamo, molto importante per evitare il contagio. A preservare la memoria di Bresolin, il nipote Leonardo, 18 anni. È davvero un onore per me rappresentare questi valori, sicuramente per costruire, penso per tutta la gioventù, penso sia un valore, soprattutto per costruire un futuro migliore.